Oggi la nostra trincea è a Chivasso. A Chivasso. A Chivasso. Pensate il coprifuoco a Chivasso. Alle 10 di sera, chi è per le strade a Chivasso? Chi è stato per le strade nel 2017, 2018, 2019? Nessuno. E soltanto una legge infame può dirti non puoi uscire alle 10:30. Perché cammini per strada da solo? E dove vai? Basterebbe dire, come vuole la legge, e non ce n'è altra che una, non andare in quel luogo perché ci sono degli assembramenti, perché c'è un locale. Quindi nelle città, nelle piccole città, c'è magari un locale di moda che è pieno di gente, tutto il resto è vuoto. E tu impedisci alle persone di camminare per strada dopo le 10. Ma cos'è sto coprifuoco? È un'invenzione di pazzi contro la vita delle persone. L'ho detto a Draghi, elimina il coprifuoco, è grottesco, lì non andate lì. Indicate i luoghi dove non si può andare, i luoghi dove ci sono delle sabbie mobili, dove ci sono delle zone pericolose, dove ci sono gli assembramenti, come vuoi, dove ci sono delle esalazioni pericolose, dove c'è qualunque cosa, ma non uscire di casa per fare una passeggiata, perché mia sorella esce di casa a mezzanotte e passeggia su un po', non può farlo? Ma non dite stronzate, non dite stronzate. Adesso c'è il caso, la torteria di Chivasso. La torteria è un locale, sarà immagino un ristorante, una rosticceria, una di via Orti a Chivasso. Il tribunale di Ivrea ha preso una decisione, ha deciso di chiuderlo. E per i continui aperitivi disobbedienti, sono gli aperitivi disobbedienti, ma pensate che pericolo, gli aperitivi disobbedienti, gli aperitivi, la pericena disobbediente. Ora, onore alla proprietaria, che io non so come si chiami, vorrei dire il suo nome e il suo cognome, contro i prefetti, la polizia, tutti quelli, i magistrati che hanno dato un ordine, che hanno dovuto eseguire. C'erano, lo vedete, faccio vedere un filmato, 30-40 poliziotti, macchine dei carabinieri, tutto per una povera donna che voleva tenere aperto il suo locale. La torteria, onore alla torteria di Chivasso, è una trincea di libertà. Avete fatto delle cose senza senso, contro il lavoro, contro la... Io spero che un giorno ci sia un giudice che vi arresta tutti. Avete impedito la libertà delle persone, articolo 13, articolo 16. Avete impedito l'esercizio dell'articolo primo che parla del lavoro. Questa povera donna vuole lavorare. E allora ha fatto aperitivi disobbedienti. Allora sul posto sono arrivati i carabinieri, la polizia, i vigili urbani per dare esecuzione alla decisione di un giudice che non capisce, non vorrò dire che cosa, non voglio dargli la soddisfazione di potermi querelare, ma evidentemente non conosce bene la legge. Non conosce bene i limiti che si possono dare alle persone. Non si può ordinare a tutti di stare in casa, non si può ordinare a tutti di non far bere un aperitivo. È un errore piuttosto grave, però il magistrato ha deciso di farlo. E la titolare si ribella, una ribelle, una grande ribelle quella della torteria, e usa delle argomentazione che ho usato anch'io, c'è una legge che nessuno ha abolito per cui non puoi andare in giro con il volto mascherato perché il pericolo del terrorismo, che è stato importante in Italia, ha fatto dire che bisogna avere il volto scoperto, così valeva per i chador e per tutte, però questa legge non vale più, è molto più importante il Covid del terrorismo e quindi tutti dobbiamo andare mascherati, i poliziotti mascherati, tutti anche all'aperto. E all'aperto, davanti a lei che si ribellava, ecco una quantità di poliziotti mascherati. Che forse sono in maschera, forse non sono veri poliziotti. Per i poliziotti dovrebbero avere la dignità di astenersi. Sono travestiti da poliziotti? Sono travestiti da carabinieri? O sono lì a obbedire a un magistrato che da solo pensa di avere ragione? Onore alla torteria di via Orti di Chivasso. Ci andrò e appena riapre sarò lì a dire l'ingiustizia che ha patito. E quel magistrato dovrà, immagino un giorno, rispondere di quello che ha fatto. Onore alla torteria di Chivasso, la trincea della libertà. Brava, 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 sono con te fino in fondo.